Partito? Sì, è partito. Dai, allora ero partito. 3, 2, 1. No. Susi e Patrizio News. Ecco. Adesso perché... Vabbè, allora, no, perché siamo qua. C'è una notizia sulla Cina, ormai si parla. È per quello, no, è entrata. L'inglese non lo so, ma parliamo in sì, cinese. Nel senso che tutte le R dice L e lei parla in cinese. Dai, va bene, devi spiegare. Diamo una notizia di vera. Vai. Allora, l'antico borgo di Civita Campomarano, siamo in provincia di Campobasso, ospita dal 14 al 16 giugno la nona edizione di Civita Street Fest. È un festival diretto da Alice Pasquini, un appuntamento che richiama in questo piccolo centro artisti di gran fama internazionale. Sono dei writers quelli che fanno i disegni. E ci saranno Sneak e Strock. No, non sono una coppia comica. Sneak è inglese e Strock è norvegese. Ci sarà Octavi Serra dalla Spagna, Taxis dalla Grecia, e trasformeranno i muri del paese in opere d'arte. Ma dai! Ci sarà anche tanta musica, fotografia, poesia. Per celebrare, recita la manifestazione, la resistenza culturale del Molise. Dai, il Molise, vedi il Molise. Un gran posto, bellissimo. Gran posto il Molise. Con grande identità. Esatto. È già in corso da un po' Bologna estate, no? L'hai visto, l'hai visto. Me ne sono accorto, certo. Esatto. Il calendario estivo va da maggio a settembre, quindi ci sono un sacco di eventi, ma c'è un evento particolare che si svolge alla Dozza, infatti si chiama Estate alla Dozza. Ora, la Dozza, la cosa particolare, è che è un carcere. Infatti, nel cortile del carcere ci sono degli eventi, 4 spettacoli dal 10 al 13 giugno, a cura del Teatro del Pratello e del Teatro dell'Argine, con una platea mista, insomma ci saranno carcerati e gente normale, diciamo, che è pubblico esterno che viene a vedere gli spettacoli. Naturalmente gli spettacoli saranno bellissimi, divertentissimi, perché c'è Alessandro Bergonzoni, gli Oblivion, Anna Gaia Marchioro e Indaco Trio. Insomma, tutte le informazioni sul sito che vedete qui, da non perdere. Dal 22 al 30 giugno a Forlimpopoli c'è la 28esima edizione della Festa Artusiana. Oh, la Festa Artusiana, certo. L'Artusi. Si magna. Si studia la gastronomia, sì, Pellegrino Artusi, il suo famoso mangia. Libro La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, che adesso verrà tradotto anche in cinese. È questo, per quello che ha studiato in cinese. Ma a casa Artusi, la sede, ci saranno show cooking, spettacoli, incontri per la strada, dappertutto, e torna anche il premio Marietta. Allora, Marietta si nasce e io modestamente lo nacqui, nel senso che sono stato definito Marietta. Marietta era la collaboratrice. Era quella che ha detto tu. Era la cuoca, praticamente. Vabbè. Marietta cucinava e Artusi... Scriveva. Esatto. Vabbè, elaborava, dai. E scriveva, va bene. Forlimpopoli. Allora, bellissimo. Allora, comunque, perché la Cina? Perché l'ultima nata delle copie cinesi è l'isola di Santorini. Oh, ragazzi, hanno fatto Parigi, hanno fatto Venezia, hanno fatto anche Santorini, su un lago, fra l'altro, cioè nello Yunnan. Allora, nello Yunnan ci sono cose bellissime, tipo, no, le donne Moso, ci sono tante cose, devono fare Santorini nello Yunnan, su un lago che non sarà mai l'azzurro del mare di Santorini, no? Hanno ricostruito, 14 chilometri quadrati, l'isola fra l'altro è 76, quindi insomma è bella grande, no? E permette di vivere l'esperienza completa, no? Per cui gli sposi, i novelli sposi vanno, cioè proprio sono contenti di andare lì e di fare appunto la foto a Santorini. Il turismo fa questo ed altro. Va bene. Però c'è una notizia. Sai quanto è costata? Un miliardo. Allora, io capisco, voi cinesi non riuscite sempre a venire in Europa, oppure a venire a Santorini o a Venezia, eccetera. Però dai,
Ma dai, dovete fare delle copie. Vabbè, ma dai, buona, la Tour Eiffel sì, tre metri più alta della Tour Eiffel vera. Ma dai. Ti chiedo scusa ai cinesi, insomma, fate un po' quel cavolo che volete. A proposito di Cina, c'è una bella notizia. Sì. L'abbiamo tratta dal sito di Travel Non Stop. Sì. I nostri amici, diciamo, e complici. Che ci danno informazioni. Sì, che mostrano anche il nostro TG. La Cina ha deciso di estendere la politica di esenzione dal visto per soggiorni brevi, massimo 2 settimane, fino a tutto il 2025 per 12 paesi, tra i quali anche l'Italia. Quindi se volete andare in Cina per 15 giorni, anche andate senza, a vedere Santorini. Anche senza visto. Andate a vedere Santorini. Dai, che c'è il tuo amico. C'è il tuo amico. Ah sì, dai, il viaggiatore seriale Alessio Cantarella, lo devo leggere perché a volte mi confondo. A proposito della Cina, sai dove è andato? No. In un posto che Marco Polo non ha mai raccontato, quindi c'è il sospetto che Marco Polo non sia andato in Cina, ma si sia fermato prima e va bene. E ha visto la muraglia cinese. Dai, è interessante. Ecco, la muraglia cinese è veramente unica, eh. Ma il viaggiatore seriale è veramente unico. Sì. Lui prende fine settimana e in poche ore va, vede e torna. Vidi e vici. Sì. Vabbè, comunque, vai. Ciao Siusi, oggi ti saluto dalla Grande Muraglia Cinese, patrimonio dell'UNESCO e una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Costruita a partire dal III secolo a.C., per difendere l'impero cinese dalle popolazioni nomadi e dagli unni, considerando tutte le sue ramificazioni, è lunga circa 21.000 km. Qui sono nella sezione di Mutianyu, a 70 km a nord di Pechino, che è quella meglio conservata ed è costruita per lo più in granito. Da queste parti il muro è alto 7-8 metri, largo 4-5 e ci sono ben 22 torri di avvistamento in circa 2 km. Dopo la salita in cabinovia consiglio di ritornare a valle con lo scivolo, dato che è un'esperienza molto divertente. Grazie ad Alessio. Dai, Alessio, un'ultima notizia, ce la facciamo. Alessio, A 20 anni dalla scomparsa di Tiziano Terzani c'è una mostra fotografica che gli rende omaggio e rende omaggio anche alla Valle dell'Orsigna, che era un posto a lui veramente molto molto caro. Siamo sull'Appennino Pistoiese. Lo sai che ci vado spesso? E lì ci sono proprio una serie di eventi in agosto, all'inizio d'agosto, anche quest'anno ci saranno degli eventi, nel senso che vanno in questa bella valle, vanno con le tende eccetera eccetera, e rimangono lì tantissime persone a fare degli eventi e della cultura. Sì, però prima di agosto, dal 14 al 26 giugno, sì, c'è sia a Merano che a Pistoia, ci sarà questa mostra molto fotografica, molto bella. Dove l'abbiamo imparata questa notizia? Dalla newsletter della Compagnia dei Cammini. Mi permetto di sottolineare la Compagnia dei Cammini, sì, perché danno sempre dei cammini, tanti o dei cammini? Cammini con due M. Cammini. Camminano. Allora, danno un sacco di spunti, un sacco di idee, sì, per gli amanti delle escursioni. Per esempio, bellissima questa, le settimane selvatiche. E sono dedicate ai ragazzi adolescenti. Quest'anno vanno in Val Camonica e sul Cammino dei Briganti. Bello. Oppure altre occasioni di viaggi a piedi, dall'8 al 15 giugno in Cilento, dal 9 al 16 lungo la Via dei Trattori, ma anche all'estero, bello, Norvegia, Corfù. Insomma, consultate il loro sito www.cammini.eu. Oh. Bello. Bello, non cammino, bello, ma mi sono simpatici i camminatori. Allora, abbiamo concluso, il tempo è, arrivederci alla prossima puntata. Ciao! È finito così tutto in un colpo che io non te ne riesco neanche a finire. Non te ne neanche accorta, è stata... Non sì, proprio... Sì.